Ciao a tutti, bentornati al mio canale. Oggi andremo a realizzare la borsa Claudia con questo filato tagliatelle della merceria Mary. È un filato piatto. Abbiamo bisogno di un pezzo di paglia di Vienna che misura 30 cm per 7,5. Uncinetto 4,5, si può anche lavorare con uncinetto 5,5, però preferisco 4,5, 6 marcapunti e passiamo al tutorial. Con uncinetto 4,5 avviamo 31 catenelle, facciamo il cappio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbiamo 31 catenelle, lavoriamo una mezza maglia alta nella seconda catenella, carichiamo il filo e lavoriamo mezza maglia alta e mettiamo il marcapunto, il primo. Nel successivo lavoriamo mezza maglia alta e mettiamo un altro marcapunto di un altro colore. Continuiamo a lavorare mezza maglia alta fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto ci è rimasto una catenella che sarebbe l'ultima catenella, mettiamo il marcapunto qui, in questo ultimo punto dobbiamo lavorare 3 mezza maglia alta, carichiamo, lavoriamo la prima, carichiamo, lavoriamo la seconda e mettiamo il marcapunto così per identificare il centro e lavoriamo l'ultima mezza maglia alta e continuiamo a lavorare mezza maglia alta da questo lato, quindi carichiamo il filo e lavoriamo mezza maglia alta e mettiamo il marcapunto. Continuiamo a lavorare mezza maglia alta fino ad arrivare a questo punto qui. Quindi continuiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni catenella disponibile. Arrivando a questo punto mettiamo l'ultimo marcapunto e lavoriamo due mezza maglia alta qui per completare questo lato di 3 mezza maglia alta. Quindi carichiamo il filo e lavoriamo 2 mezza maglia alta. Non chiudiamo il giro, togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza maglia alta in questo punto. Rimettiamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza maglia alta in questo punto. Rimettiamo il marcapunto nel primo e continuiamo a lavorare mezza maglia alta in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto dove c'è il marcapunto arancione. Arrivando a questo punto dove abbiamo il marcapunto arancione dobbiamo lavorare 2 mezza maglia alta in ogni punto disponibile fino ad arrivare dove c'è quest'altro marcapunto. Togliamo il marcapunto e lavoriamo
2 mezza magliata. Rimettiamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata. Togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata. Togliamo il marcapunto nel primo e lavoriamo 2 mezza magliata. Togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata. Marcapunto. Continuiamo a lavorare una mezza magliata in ogni punto disponibile. Continuiamo a lavorare una mezza magliata in ogni punto disponibile fino ad arrivare qui dove c'è il marcapunto arancione. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata in questo punto qui. Rimettiamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata nel punto successivo, 2 mezza magliata qui, e così abbiamo completato questo giro. Togliamo il marcapunto, qui è l'inizio del nostro lavoro, e lavoriamo 2 mezza magliata, rimettiamo il marcapunto e lavoriamo una mezza magliata in questo punto dove c'è il marcapunto. Lavoriamo 2 mezza magliata, rimettiamo il marcapunto e continuiamo a lavorare una mezza magliata in ogni punto disponibile fino ad arrivare dove abbiamo l'altro marcapunto arancione. Fino ad arrivare qui. Arrivando qui dove c'è il marcapunto, togliamo il marcapunto e lavoriamo 2 mezza magliata. Rimettiamo il marcapunto e lavoriamo una mezza magliata fino ad arrivare qui. Allora, una mezza magliata nel successivo, una mezza magliata. In questo punto lavoriamo 2 mezza magliata. Mettiamo il marcapunto e lavoriamo una mezza magliata, una mezza magliata, una mezza magliata, una mezza magliata e 2 mezza magliata qui. Li mettiamo in marcapunto poi. E così abbiamo completato questo lato. Questo sarà l'ultimo giro perché non andremo più a aumentare, andremo a lavorare normale con il punto scelto. Quindi continuiamo a lavorare mezza magliata in ogni punto disponibile fino ad arrivare qui dove c'è il marcapunto arancione, che aumenteremo 2 mezza magliata e lavoreremo una mezza magliata fino ad arrivare a questo punto per concludere il giro della base della nostra borsa.
Arrivando a questo punto, togliamo i marcapunto e lavoriamo 2 e lavoriamo 2 mezza maglia alta in questo punto e una mezza maglia alta nei punti successivi fino ad arrivare dove c'è il marcapunto giallo. Arrivando a questo punto dobbiamo tagliare il filo e fare l'asola di chiusura. Tagliamo il filo, togliamo il marcapunto e facciamo l'asola di chiusura. E così abbiamo terminato il fondo per la nostra borsa. Ho terminato di fare il fondo per la borsa misura 27,5 x 7 cm. Adesso iniziamo lavorando, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo un giro di maglia bassa in costa. Continuiamo a lavorare un giro di maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, saltiamo questo punto qui, nel successivo lavoriamo 1 e 2 e chiudiamo tutte e due assieme, che sarebbe 2 maglie alte chiuse insieme. Carichiamo il filo, torniamo indietro nel primo punto che abbiamo saltato e lavoriamo una maglia alta. Di nuovo carichiamo il filo, punto, saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme e torniamo e lavoriamo una maglia alta nel punto saltato. Entriamo così. Di nuovo saltiamo questo punto, nel successivo lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Di nuovo saltiamo un punto, nel successivo lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme, lavoriamo una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Di nuovo saltiamo questo, nel successivo lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Di nuovo saltiamo questo punto, nel successivo lavoriamo 2 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta nella maglia saltato. Entriamo così e lavoriamo una maglia alta. Dobbiamo ripetere questo punto per tutto il giro arrivando alla fine e poi vi faccio vedere come lavorare il secondo giro.
Ho terminato di lavorare questo giro, arrivando alla fine, ho fatto l'ultimo due maglie alte lavorate assieme e tornando indietro una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Adesso chiudo qui sopra con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo lavorare dall'interno. Dobbiamo lavorare due maglie alte chiuse, saltando questo punto dove abbiamo fatto una catenella. In questo dobbiamo lavorare due maglie alte chiuse insieme. Adesso torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta in questo punto. Carichiamo il filo, saltiamo questo punto qui. Nel successivo lavoriamo due maglie alte chiuse insieme e torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta in questo punto che abbiamo saltato. Di nuovo saltiamo il punto, nel successivo lavoriamo due maglie alte chiuse insieme, torniamo indietro dall'interno, lavoriamo una maglia alta, di nuovo saltiamo il punto e lavoriamo nel successivo due maglie alte chiuse insieme e lavoriamo una maglia alta nel punto che abbiamo saltato. Quindi è uguale, i giri sono uguali, soltanto che dobbiamo alternare un po' il punto. Guardate qui che già comincia a vedere il punto. Dobbiamo saltare il primo punto e lavorare due maglie alte lavorate insieme, cioè chiuse insieme, e tornando indietro lavoriamo una maglia alta qui. La stessa cosa che andremo a fare per tutti i giro. Questo sarà il motivo che noi dobbiamo ripetere per avere l'altezza del lavoro. Finirò di lavorare questo secondo giro. Nel terzo giro vi faccio vedere che si lavora dall'esterno. Dobbiamo alternare est lavorando esterno ed interno il punto, però il punto è sempre uguale, due maglie alte chiuse insieme e una maglia alta lavorata nel punto saltato. Arrivando alla fine, chiudiamo con una maglia bassissima qui nel primo punto. Guardate qua, c'è questo primo punto. Chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Adesso dobbiamo tornare a lavorare due maglie alte chiuse insieme qui, in questo buco qui, e una maglia alta in questo punto dove abbiamo lavorato una catenella. Chiudiamo e lavoriamo una maglia alta qui. Di nuovo saltiamo questo punto, questo qua, e lavoriamo due maglie alte chiuse insieme nel successivo e una maglia alta in questo punto che abbiamo saltato. Di nuovo saltiamo questo, nel successivo lavoriamo due maglie alte chiuse insieme. Torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta nel punto saltato. Quindi questo dovrebbe essere, guardate, si vede adesso un po', faccio un po' il contrasto con questo punto che dovremmo andare a realizzare.
Continuiamo a lavorare fino alla fine del giro. Dobbiamo ripetere questo punto sia dall'interno sia anche dall'esterno della borsa fino ad avere 21 cm di altezza. Dopo aver lavorato 12 giri, la borsa misura 21 cm. Vi faccio vedere come preparo la rete che inserisco dentro la borsa. Di solito misuro la circonferenza della borsa, taglio la rete, questa è l'altezza e questa è la circonferenza. Misuro il fondo e taglio anche il fondo, se è quadrato lo lascio quadrata, ma siccome qui ho fatto un po' ovale ho ritagliato un po'. Che cosa vado a fare? Prendo la rete e lo posiziono così. Con l'uncinetto e il filo vado poi a lavorare maglie basse intorno. Così. Si può anche saltare il punto, non è detto che si deve fare stretto stretto. Arrivando all'angolo, noi seguiamo anche come gira l'angolo. Così. Vedete così come forma. Continuiamo a lavorare maglia bassa intorno fino ad arrivare dove abbiamo l'apertura, che poi andremo a lavorare appunto catenella o anche con l'ago e filo a chiudere l'apertura. Ho terminato di preparare la mia rete per la borsa. Adesso andremo a inserirla dentro. Adesso prendiamo la rete che abbiamo preparato e inseriamo dentro. Sistemiamo bene. Adesso dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa intorno, prendendo sia il lavoro e la rete. Entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia bassa. Nel successivo prendiamo e lavoriamo una maglia bassa. Nel successivo una maglia bassa. Dobbiamo continuare così a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Vedete? Ho terminato di lavorare
il giro di maglia bassa con la rete. Adesso vado a ripetere un altro giro di maglia bassa e poi taglio il filo. Chiudiamo con la maglia bassissima, una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo ultimo giro di maglie basse. Tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro. Siamo bene all'interno. E così abbiamo terminato il corpo borsa. Adesso passiamo a preparare la parte della paglia di Vienna. Per preparare la striscia centrale, questa si chiama paglia di Vienna, che si compra a metraggio. Bisogna bloccare una riga. Se dobbiamo tagliare qui, blocchiamo la riga successiva con colla a caldo, blocchiamo, contiamo i punti o la misura che vogliamo e da questo lato la blocchiamo con colla a caldo. Ho stirato già la paglia di Vienna mettendo un panno sopra. Adesso vi faccio vedere come sigillo con colla caldo. Se dovete tagliare tipo qui, dovete sigillare questo. Si taglia dove c'è il buco e si sigilla la striscia seguente, così quando si taglia non sfila. La stessa cosa si fa dall'altro lato, quindi questo è un pannello che dovrei utilizzare per un'altra borsa, però vi faccio vedere come faccio a tagliare la striscia che abbiamo utilizzato per la borsa Claudia. Prendo colla a caldo e vado a sigillare qui e sigillo anche da questo lato. E sigillo pure questo. Dopo aver sigillato tutti i lati, si va a tagliare, si taglia così, proprio vicino dove è stata sigillata. Vedete, così quando andremo a lavorare non si sfilerà la paglia di Vienna. Ecco. Così deve essere il risultato quando viene tagliata. Ok, si può lavorare tranquillamente perché è sigillato il bordo. Per spezzare un po' la borsa colore blu, ho scelto questo colore della paglia che assomiglia molto a questi spaghetti.
o cordino normale. Sto lavorando adesso con uncinetto numero 3. Inseriamo in questo buco e lavoriamo 2 maglie basse. In quest'angolo lavoriamo 4 maglie basse. In questo buco lavoriamo 2 maglie basse. Continuiamo a lavorare 2 maglie basse in ogni buco e negli angoli 4 maglie basse. Quindi lavoriamo 2 maglie basse tutto qui, in quest'angolo 4 maglie basse, in quest'altro angolo 4 maglie basse, poi 2 maglie basse e poi 4 maglie basse e 2 maglie basse. Poi ci vediamo per chiudere il lavoro. Ho terminato di lavorare il bordo della paglia di Vienna. Tagliamo il filo. E chiudiamo il lavoro. Adesso misuriamo il bordo della borsa e misura 30 cm. Dobbiamo mettere il marcapunto qui a centro, che già l'ho messo qui, per poter poi posizionare la paglia di Vienna in questa maniera. Poi andremo a cucire intorno fino a qui. Dobbiamo lasciare questo libero, dobbiamo cominciare qui a cucire tutto intorno fino a qui. Allora posizioniamo la paglia di Vienna con l'ago da lana, i colori che abbiamo usato per fare la paglia di Vienna. Inseriamo qui sotto. E andiamo a cucire. Passiamo qui sotto. E facciamo passare qui. Dobbiamo prendere questa riga qui. Così. Torniamo indietro. Quindi dobbiamo continuare a cucire, però cercando anche di tenerla dritta. Cucire così, arrivando qui, cuciamo, cuciamo e arriviamo a questo punto. Ho terminato di fare questo nappine, l'ho fissato qui con questo anello qui. Ho preparato anche una piccola fodera di bottone magnetico e poi andrò a cucire, poi applicare la chiusura. Intanto vi faccio vedere come ho fatto questo nappine. Prendo la rete, prendi filo secondo la lunghezza che voglio, vado a avvolgere 20 volte, facciamo 12,
tagliamo il filo e tagliamo un pezzettino di filo. Prendiamo questo filo qui che abbiamo tagliato, lo passiamo qui sotto e vado a legare . Prendiamo forbice, andiamo sotto e tagliamo . Anzi, passiamo di qua, andiamo sotto e tagliamo . E così abbiamo la nappa o la nappine, lo sistemiamo in questo modo. Prendiamo il filo, lo mettiamo qui così, andiamo a avvolgere più volte, teniamo così con la mano, andiamo a avvolgere più volte, un po' fitto, con l'accendino taglio il filo e vado a fissarlo qui. Bene, e così è incollato bene. Bruciamo all'interno questo. Non ci resta di andare a pareggiare. A pareggiare un po'. Poi con l'accendino la bruciamo a uno per non farla sfilare. Poi la farò bene. E così la nappa è pronta. Prendiamo l'anello e facciamo passare qui. E voilà. Così posso andare poi ad applicarla alla borsa, ok? Dopo aver applicato la mappina, ho messo anche il logo, che è una cosa opzionale. Adesso giro, vado a cucire questa fodera con il bottone magnetico, qui così. Partiamo di qua, così viene meglio. Andremo a cucire tutto intorno fino ad arrivare qua. Ho terminato di cucire la fodera per la patellina. Mettiamo l'altro e adesso andiamo a chiudere per poter fissarlo qui. Bene, poi mettere questo sotto e poi chiudere così. Dopo aver messo la chiusura, prendiamo il laterale perché noi andremo a montare il manico. Apriamo questo. Togliamo questo
e lo passiamo qui. Ok, e andiamo a rimettere questo. La stessa cosa faremo l'altro lato, perché poi andiamo a ripiegare all'interno il laterale per sistemare il manico. Ho fatto le catenelle 50 perché andrò a passare laterale per legare, poi vi faccio vedere. Ho terminato di sistemare qui, non ci resta che fare la fodera interna, che farò dopo, che già ci sono altri video dove io taglio la stoffa, perché per fare la fodera non è altro che misurare la circonferenza, l'altezza, tagliare la stoffa, cucire la due laterale, il fondo e poi ripieghiare il bordo. La cucita sopra. Adesso vi faccio vedere come vado a sistemare il laterale qua. Passerò con l'uncinetto questo. Passo in questa maniera. Dopo aver inserito il filo, adesso non mi resta che inserire questo così. E così possiamo stringere e allargare. Facciamo altri nodi. Ecco, si può allargare e si può stringere e abbiamo il nostro laterale in questo modo. La stessa cosa andremo a fare qui, passare il filo e inserire la perlina di legno. Ho terminato di inserire, di sistemare tutti e due i lati. Adesso vi faccio vedere che questa borsa si può indossare sia da questo lato, dove abbiamo la chiusura, sia anche da questo lato dove c'è la paglia di Vienna. Qui si può decorare come uno vuole, però non metterò i fiori. Ho fatto questo fiore qua così semplice con questo che gira in questa maniera. Si può anche applicare un bottone dorato qui a centro e applicarla qui. Si può anche applicare senza questo, farne 4, uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. Questi sono i suggerimenti, questi fiori qua. Va bene, si può applicare così, chiudere, mettere questo e applicarlo. Si può applicare 4. Sono fiori semplici. Si può anche applicare delle perline sparsi, delle perline di legno, a secondo il disegno. Si può fare anche delle piccole, diciamo, che gira a spirale. Si può anche applicare solo dei bottoni diversi, varie, per decorare questo spazio vuoto, ma io lo lascerò così perché così mi piace, essendo che c'è questo punto lavorato, vedi, che ha questo effetto, a me piace lasciarlo così. Quindi
il nostro progetto è terminato. Questo è il fondo fatto sempre all'uncinetto, il manico semplice, la nostra chiusura e apertura, la borsa è abbastanza capiente, si può foderare con questo colore per accoppiarla, si può anche foderare con il colore blu. Quindi spero che il progetto vi piaccia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!